siamo a Sanremo. In diretta qui da Sanremo, nella nostra postazione di Radio Bruno, è ritornato a ritrovarci Nek Filippo Ciao. Neviani, grazie. Ciao a tutti. Allora, è uno dei pezzi più richiesti a Radio Bruno. E questo mi fa molto piacere, quindi ringrazio anche voi che sostenete la causa. Piace tantissimo, vorrebbero sentirlo ogni ora. Beh, che anche ogni mezz'ora ci sta, eh. Possiamo fare una telefonata per provvedere. Certo, certo. No, beh, guarda, sono molto contento perché c'è stato anche attraverso le radio una bellissima dimostrazione d'affetto, cioè alla gente il pezzo è piaciuto subito e l'ho anche scritto sui social, ma comunque lo dico in giro, cioè io sono già ampiamente soddisfatto, per me è già una grande vincita questo, il fatto che la canzone piaccia e sia già degli altri. E non solo mia, ma anche di chi l'ascolta. Infatti è la più grande soddisfazione per un cantante. Certamente, certamente. Il messaggio più bello che hai ricevuto, che ti ha emozionato di più? Quello di mia figlia, che si è fatta un tattoo trasferibile nel braccio, dicendo di color blu, dicendo questi sono il blu del colore degli occhi del papà. E ha ragione. Vabbè. Sono meravigliosi. Questa sera cover con Se Telefonando. Sono molto contento di presentarla. Mi auguro di essere all'altezza di poter dare un altro bel segno di me. Quindi basta che dire, mi divertirò come ho fatto la prima sera. Ti divertirai anche sabato, insomma, accedi direttamente senza questo timore del venerdì sera. Sì, in più c'è questa sicurezza che non guasta e sono molto, molto voglioso di ritornare a cantare la mia canzone, in realtà, a parte questa, diciamo così, parentesi molto molto suggestiva che è la cover, però già non vedo l'ora di tornare sul palco venerdì e di fare Fatti Avanti Amore, insomma. Bene. Sai che comunque tra le cover questa sera ci sarà il vincitore, quella più bella. Ah, ok, beh, qualcuno che vincerà di bravo ci sarà sicuramente. Il 10 di marzo esce il tuo album. Sì. Così avremo occasione anche di rivederci e di riparlarne. È un album che ha come titolo una frase che in realtà puoi continuare come vuoi, perché si chiama Prima di parlare. È un pezzo contenuto nel disco, è un album che miscela tanti colori musicali, come lo è in realtà Fatti Avanti Amore nella sua essenza. E sono molto contento della realizzazione di questo disco e non vedo l'ora di farlo ascoltare agli altri, di parlarne poi quando sarà il momento. Bene, allora ti aspettiamo nella nostra sede dal 10 marzo in poi. E grazie mille di essere stato a voi, con un piacere ritrovarvi. Di nuovo un saluto agli amici. Certo, ciao a tutti, Radio Bruno sempre con me, mi raccomando.